ed essersene andato in congedo perché la stampa nazionale si sia sbizzarrita a dire che chissà cosa ci sarebbe stato oggi a ricordarlo. Signori, oggi a ricordarlo ci sono i suoi sconci e c'è il suo basto. Ora iroso, l'ultimo mulo militare ultracentenario, dall'alto dei suoi 40 anni corrispondenti a 120 anni per gli uomini, ora senza il basto che appesantiva, potrai vagare lassù tra i tuoi alpini ed artiglieri che sono già andati avanti e che ti stanno aspettando. Sì, felice. Poi è un momento identitario, ma anche ricordo che gli alpini, se non ci fossero, bisognerebbe inventarli. E sono parte integrante della nostra società e partecipano quotidianamente a azioni di volontariato che sono uniche nel loro genere.